Ciao a tutti! Allora, mentre preparo la cena, vi rispondo ad una domanda che mi è stata fatta spesso e che mi sembrava molto intelligente. Cosa e come regolarsi con gli acquisti nel momento in cui si inizia per la prima volta a creare gioielli? Mi rendo conto che è un problema, in effetti è vero, cioè è una questione su cui sicuramente bisogna pensare. Allora, la prima cosa che vi posso dire, se è la prima volta che cominciate a creare gioielli, dovete intanto riuscire a capire qual è il tipo di lavorazione che più vi piace, qual è il vostro stile nel creare, quali sono i materiali che prediligete. Questa cosa non è semplice da capire se prima non fate un po' di esperienza. Quindi, naturalmente i vostri primi acquisti potrebbero essere non proprio indicati per voi e per il tipo di creazione che prediligete, ma questa cosa la potrete scoprire soltanto nel tempo, è inevitabile. Almeno per me è stato così. Per quanto riguarda la mia esperienza, che però non vi consiglio, io come primo acquisto, visto che non avevo a disposizione dei negozi in cui andare ad acquistare magari poco materiale, che è vero nei negozi si spende di più, ma se si è all'inizio si comprano delle piccole cose, in effetti poi risparmio. Non è così importante visto che i materiali che vengono acquistati sono pochi, quindi comprandoli su un sito invece solitamente ci sono, oltre alle spese di spedizione, anche l'acquisto minimo che in molti casi è anche piuttosto consistente. Quindi io non avevo negozi e quindi mi sono rivolta per forza ad un sito, nel mio caso è stato Penny Beats, e ho fatto un acquisto che è stato piuttosto grande. Comunque per una persona che iniziava era grande e in effetti ho acquistato delle cose che poi non ho subito utilizzato perché ero molto inesperta, certe cose non erano proprio quello che io desideravo e non ero in grado di saper gestire le dimensioni, quindi alle volte mi sono trovata ad avere del materiale più grande, più piccolo di come lo immaginavo e quindi diciamo che questa è un'esperienza che io non vi consiglio. Personalmente la mia passione è continuata nel tempo, quindi io comunque poi quel materiale l'ho sfruttato, se non proprio nel preciso momento in cui l'ho acquistato, successivamente. Però è anche vero che molte persone hanno degli hobby che sono ciclici nel tempo e quindi magari per adesso si fanno gioielli, poi magari uno si appassiona a qualche altro hobby, per poi magari ritornare nel tempo sui gioielli, ma mettiamo che poi questa passione non vi prende e vi trovate con un sacco di materiale di cui non sapete cosa fare. Quindi il mio consiglio è, cercate di acquistare delle riviste oppure, di trovare degli schemi su internet. Comunque cercate di capire che cosa volete realizzare e in base a ciò che volete realizzare comprate il materiale. Io penso che questa sia la tecnica migliore per capire cosa vi piace fare e anche per non comprare del materiale in eccesso che poi potreste non utilizzare in un futuro immediatamente prossimo. Quindi, se avete dei negozi vicino casa da cui potete acquistare proprio fisicamente, forse la cosa migliore all'inizio è recarsi in questi negozi e comprare il materiale che pensate vi possa servire. Certo, potete abbondare nel comprare ad esempio monachelle, chiodini, che sono cose che sicuramente utilizzerete in grande quantità, però magari ecco per le perle e per altre cose, se avete un negozio fisico dove potete prendere una piccola quantità di ogni materiale è tutto più semplice perché non vi ritrovate ad avere 100 perle che poi magari non sapete come sfruttare perché magari poi tra l'altro vi rendete conto anche che non è proprio il vostro stile, che quelle perle non vi piacciono così tanto come altre lavorazioni. Quindi, già avere degli schemi che voi volete realizzare, avere dei piccoli obiettivi, vi aiuta nella scelta del materiale. Se non avete la possibilità di acquistare in un negozio fisico vicino a casa vostra, allora vi dovete rivolgere ad internet, ai siti che si trovano sul web, e allora lì magari vi consiglio di scegliere due o tre creazioni sulle riviste, sugli schemi che avete trovato gratuitamente su internet e prendere il materiale che vi serve necessario per realizzare quelle due o tre creazioni. Io penso che scegliendo due o tre creazioni si riesce a comprare un materiale che poi abbia un prezzo complessivo che sia compatibile con la spesa minima del sito.
Naturalmente sta anche a voi cercare dei siti che abbiano una spesa minima che non sia magari troppo alta, in modo che comunque potete limitarvi nel comprare il materiale. Secondo me questo è il modo migliore per cominciare, perché vi trovate a comprare del materiale che sicuramente un pochino vi avanzerà quando avrete realizzato le creazioni che vi eravate proposti. Allo stesso tempo, mentre realizzate le creazioni che vi siete proposti di appunto realizzare, fate anche esperienze e riuscite a capire qual è il tipo di lavorazione che preferite rispetto a un altro. Riuscite a capire qual è il vostro stile, quali sono i colori che più vi piacciono, gli abbinamenti, eccetera. Quindi è così. Penso che il consiglio che vi posso dare è questo: cercate delle riviste o comunque degli schemi di riferimento e cercate di comprare il materiale proprio per realizzare quelle creazioni. Proprio io sto parlando proprio dei primi passi, proprio all'inizio, io mi comporterei così se dovessi rifare questa scelta. Quindi è quello che vi consiglio con il mio bagaglio di esperienza. Inoltre, se potete scegliere di acquistare da un negozio fisico è meglio perché avete tutti gli oggetti sotto mano. È vero che forse spendete di più, ma siccome comprate in quantità contenute, perché visto che siete all'inizio non avete grandissime esigenze, secondo me è la scelta migliore, rischiate di fare meno errori, diciamo, meno acquisti sbagliati. Mentre se siete costretti a rivolgervi su internet per fare gli acquisti, allora vi consiglio proprio di visionare degli schemi e di prendere il materiale che vi serve per realizzare determinate creazioni che avete scelto tra le tante che avete visto. E così in questo modo, diciamo, limitate l'acquisto. Anche qui sbagliato che vi possa portare a acquistare materiale che poi magari non utilizzerete subito. Niente, quindi questi sono i miei consigli, perle di saggezza. E spero naturalmente che vi siano utili e vi mando un bacio, a presto, ciao!